tanto tempo, Augusto Querci è un grandissimo amico, loro puntano moltissimo sulla prevenzione, cioè il ruolo non è tanto quello di fare le multe per eccesso di velocità, no? Ma di spingere le persone ad andare più piano, dicevano quelli della polizia stradale. Il loro compito non è tanto quello di fare le multe all'agricoltore, piuttosto di salvare vite umane, di diminuire il fenomeno infortunistico. Se poi anche qui, se le persone non sentono voci diverse, anche la multa può essere un elemento che può costituire una spinta. E l'altro ente che partecipa a questa giornata di oggi è certamente l'INAIL. Io posso dire l'ISPES, che tempo fa hanno deciso di sopprimere degli enti inutili. Se c'era un ente utilissimo era l'ISPES, se invece hanno soppresso l'ISPES e l'hanno messo dentro l'INAIL. Per noi sono sempre l'ISPES. Leonardo, a te la parola. Grazie intanto per la possibilità di essere qui e poi soprattutto ecco, per questa piccola introduzione, perché tra l'altro proprio in merito al rischio di ribaltamento, di capovolgimento, che poi nella sostanza è la stessa cosa, è stato proprio l'ISPES a cominciare i lavori con la linea guida d'adeguamento dei trattori, e quindi in effetti forse un po' ancora fare riferimento all'ISPES come istituto in questo caso sicuramente è opportuno. Allora io quello che vi cerco di illustrare è sostanzialmente dal punto di vista normativo e legislativo che cosa è successo nel corso del tempo per quanto riguarda l'adeguamento dei trattori, non solo l'adeguamento ma anche la immissione sul mercato dei nuovi trattori, e vedremo che c'è una serie di passaggi chiave che sostanzialmente hanno poi oggi determinato il fatto che circa 1,5 milioni di trattori ancora oggi circolanti non hanno una struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento in senso stretto, quindi il cosiddetto telaio di protezione, o una cintura di sicurezza. Non avere l'uno o non avere l'altro significa nella sostanza non aver ridotto il rischio di capovolgimento, perché solamente... Scusami, devo interrompere, certo, come no. Perché c'è il signor Bellapioma, io forse ecco, se l'Italia diciamo ha ancora delle speranze, perché sono persone come il mio amico Marcello Bellachioma, che è veramente uno che ci dedica l'anima, è conosciutissimo per le macchine per raccogliere le nocciole, che hanno risolto un sacco di problemi e hanno contribuito a far diventare la provincia di Viterbo la numero uno a livello mondiale come riferimento in tanti settori, in primis quello della meccanizzazione. La sua collaborazione con lui mi ha anche aiutato nella mia carriera, perché molti dei risultati che abbiamo ottenuto insieme mi hanno fatto diventare anche un po' bello pure me da questo punto di vista. Grazie Marcello, poi dopo nella pausa andiamo a vedere la sua ultima trovata, perché basta che lo lasci un attimo solo e ti inventa una cosa nuova. L'ultima trovata è un trattore a telaio estremamente ribassato a tre ruote, che poi ce lo illustrerà nella pausa alle 10:30. Marcello, intanto scusa Leonardo l'interruzione, ma doverosa da parte mia. Poi. Dove vuoi? Qui dicevamo sostanzialmente la riduzione del rischio di capovolgimento la possiamo ottenere solo se ci sono sia il telaio di protezione che la cintura di sicurezza. Oggi ci sono circa 1,7 milioni trattori ancora vecchi circolanti, e in buona parte questi non hanno o tutti e due gli elementi o uno dei due elementi, quindi nella sostanza non riducono il rischio di capovolgimento. Ma perché siamo arrivati in pratica a questa situazione? Qui c'è una sorta di excursus relativamente poi al fatto che nel 2006, con la pubblicazione del 2007, sono nate queste linee guida per l'adeguamento. I riferimenti erano poi soprattutto a quei dati che sono stati ben illustrati nel precedente intervento, cioè la realtà delle cose sta in pratica in un numero che è impressionante, circa come valore medio 100 infortuni mortali l'anno per capovolgimento del trattore. Gran parte di questi trattori sono trattori vecchi, quindi che non hanno strutture di protezione installate e quindi in pratica non hanno nessun elemento per poter ridurre il rischio. Molti trattori purtroppo sono trattori anche recenti che però hanno strutture di protezione abbattibili e generalmente utilizzate in condizioni abbattute, e di conseguenza questo è un altro problema che proprio il signore qua presente sicuramente dà un'idea e probabilmente un'indicazione tecnica su come poter quantomeno ridurre quel rischio quando si hanno soprattutto le lavorazioni sotto chioma, cioè quando la posizione verticale di una struttura di protezione in effetti andrebbe a incidere sulla efficacia di lavoro del trattore stesso.
Il motivo quindi sostanziale in pratica era determinato da questi numeri, dal motivo che tutte le indicazioni tecniche precedenti al 2006 non avevano avuto alcun risultato, cioè in pratica non c'era stato un processo di adeguamento effettivo, efficace, e quindi in pratica questi trattori non erano sostanzialmente in grado di ridurre il rischio di capovolgimento. Andiamo a vedere quali sono tutti gli obblighi che solamente in riferimento al rischio di capovolgimento si sono succeduti nel corso del tempo. Partiamo dal 1955, vedete il primo riferimento è proprio il DPR del 547 del 55, che riguardava soprattutto poi i costruttori, quindi questi obblighi che vi riporto qui e che adesso andiamo un pochino più a vedere nel dettaglio, ma semplicemente per capire come mai siamo arrivati a questo punto, si riferiscono sia a obblighi legati al costruttore del trattore, quindi in pratica a chi doveva realizzare il trattore e poi metterlo sul mercato, anche se per il trattore questo termine non è proprio, perché non rientra più a oggi in direttiva macchine a tutti gli effetti, quindi non possiamo parlare di immissione sul mercato che è un termine strettamente connesso alla direttiva macchine, ma queste sono diciamo sottigliezze. E vediamo che arriviamo fino all'ultima circolare del Ministero dei Trasporti che è datata 2011, quindi praticamente ieri. E quindi è un susseguirsi di indicazioni e di sostanzialmente obblighi, a volte anche disattesi, che sta a indicare però anche l'importanza del fenomeno a livello legislativo. Il primo riferimento è quello del 55, però guardate la genericità. Si riferisce ai posti di manovra, l'articolo 182 dice devono essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione di manovre in condizioni di sicurezza. Significa tutto e non significa niente, e nella sostanza per i trattori agricoli forestali non ha significato niente, cioè anche se c'era questo obbligo per il costruttore dal 1955 in poi, e vediamo che l'in poi è durato per alcuni trattori fino al 74, per altri fino agli anni 90, il posto di manovra, il posto di guida non era difeso, come diceva questo articolo, contro il rischio di capovolgimento. Quindi dal 55 il primo riferimento che invece determinerà la presenza a livello di produzione nuova di una struttura di protezione è il 1974, quindi parliamo di un decennio dopo. E infatti nel 1973 in realtà escono le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nella sostanza dicono guardate, ci sono delle direttive europee che per alcuni modelli di trattore che vengono riassunti come i trattori a ruote di grandi dimensioni, quelli che oggi chiameremo standard, anche se poi in realtà lì c'è scritto come misura careggiata minima superiore ai 1000 mm, quindi è un po' un ibrido fra lo standard e lo stretto, perché oggi il punto di confine, diciamo così, fra un trattore frutteto, che è quello stretto, e uno standard è una carreggiata minima di 1150 mm, quindi ci sono 150 mm che là in realtà al momento erano leggermente, diciamo così, ballerini. Questa circolare in pratica che cosa ci diceva? Che a partire dal 1 gennaio 1974 i trattori di grandi dimensioni gommati dovevano essere dotati di una struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento. Attenzione però, la sola struttura, cioè il telaio, non si faceva nessuna menzione delle cinture di sicurezza. Qual è stato l'effetto? Che i costruttori dei trattori dal 1 gennaio 1974 immettevano sul mercato trattori con un telaio di grosse dimensioni ma senza cinture di sicurezza. Quindi a livello di riduzione del rischio in realtà anche qua era diciamo sostanzialmente un apprestamento inefficace, perché mancava un elemento fondamentale per ridurre in modo efficace tutto questo rischio. Gli altri trattori ancora non c'era diciamo un obbligo di legge perché vi potessero essere gli apprestamenti di questo tipo, quindi i trattori piccoli e i trattori a cingoli, non c'era nessun riferimento di legge. Cosa è successo poi nel frattempo? Circolare 4981 che riguardava l'adeguamento dei trattori, cioè questa volta era un obbligo non più del costruttore ma del datore di lavoro in pratica, dove gli si fornivano con questa circolare delle indicazioni tecniche per poter adeguare il proprio trattore contro il rischio di capovolgimento, cioè installando una struttura di protezione. La cosa strana però è che questa circolare 4981, quindi successiva al 1974, giustamente diceva guardate che anche quei trattori di grosse dimensioni che sono nati praticamente prima del 1974 devono essere adeguati, quindi cercava di andare a colmare quel vuoto che a livello costruttivo era stato praticamente creato con quella direttiva. Però diceva anche qualcosa in più, perché diceva guardate che non sono solo quelli i trattori da adeguare, ci sono ancora i trattori stretti e ci sono i trattori a cingoli, anche quelli li dovete adeguare. Il problema però è che questa circolare non dava indicazioni tecniche per l'adeguamento di quelle altre due classi residuali di trattori.
E qua si era venuta a creare una situazione anomala italiana, poi alla fine, perché questa era una circolare esclusivamente, diciamo, come riferimento nazionale, che l'obbligo di adeguamento ce l'aveva il proprietario, diciamo il datore di lavoro, per quei trattori per cui il costruttore ancora non aveva un obbligo di installare una struttura di protezione, perché ampliava l'obbligo anche ai trattori a carreggiata stretta e a cingoli, laddove ancora nel 1981 per i trattori, invece, per i costruttori del nuovo, quell'obbligo ancora non c'era. Questa circolare in realtà è stata fortemente disattesa. Perché? Perché nella sostanza, vi faccio vedere direttamente i disegni, le indicazioni tecniche che fornivano erano queste. Cioè ti diceva, guarda, tu devi installare una struttura di protezione fatta così, che abbia una luce minima, che poi in realtà era diventata la massima, perché ovviamente proprio per consentire il passaggio sotto chioma, favorire le lavorazioni, io non vado a fare una struttura che è più alta del minimo che tu mi imponi. Questo succede anche con la nostra linea guida, noi abbiamo scritto la nostra altezza della struttura di protezione è 1400 mm, la puoi ridurre a 1200, io non ho trovato ancora un telaio che sia alto 1400, sono tutti 1200. Perché? Perché quello è il minimo e io vado a fare il minimo che mi garantisce anche di lavorare, ma è comprensibile. Qua quel minimo era 900 mm. Non solo, ma i materiali per l'epoca, quell'FE42C che trovate scritto là sotto, era un materiale nel 1981 in realtà un pochino meno diffuso di quello che potrebbe essere oggi. Quindi andare a fare un adeguamento con quel materiale significava anche avere dei costi o delle difficoltà, diciamo, tecniche e pratiche di realizzazione, che hanno sostanzialmente portato al fatto che questa circolare nella realtà poi ha avuto pochi adeguamenti, non che non ce ne siano stati, ma sono stati veramente molto pochi. E questo è stato uno dei problemi, perché questo poteva essere uno strumento efficace, anche perché rispetto al 2007, quando è nata la linea guida, era praticamente di abbondanti 25 anni prima. Quindi c'era un margine di tempo davanti per poter effettuare un adeguamento che significava, diciamo, arrivare forse a oggi con un numero di trattori da adeguare molto più ridotto. In realtà non fu esattamente così. Queste erano le altre indicazioni che dava per le trattori di grosse dimensioni, ma variandole in funzione del peso, però diceva semplicemente la dimensione del tubolare, un po' più grande, un po' più piccola, semplicemente perché la massa che io devo proteggere del trattore è ridotta. Questa era la terza fascia dei trattori, cioè diceva, guardate, attenzione che l'adeguamento è obbligatorio anche per gli altri trattori, ma io come circolare non ti do informazioni tecniche, perché è talmente ampia la casistica e la conformazione degli altri trattori che tu, proprietario, devi un po' valutarla sul tuo trattore. Questo voleva dire in pratica che, non avendo informazioni tecniche, è quello che succede anche oggi con la nostra linea guida, se non c'è un'informazione tecnica specifica, l'adeguamento non che non si fa, ma è più difficile da fare. In quel caso proprio non si faceva. Andando avanti nel tempo, guardate che cosa è successo, tralascio questo perché in realtà non dava informazioni aggiuntive. Siamo arrivati al 1989, c'è un decreto del Ministero dei Trasporti che recepisce una direttiva europea che in pratica nel 1989 stabilisce finalmente che per i trattori a carreggiata stretta c'è l'obbligo di installare una struttura di protezione. In questo caso era una struttura di protezione a due montanti posteriori. Successivamente si avrà una struttura di protezione nel 1991 a due montanti anteriori, che è quella che è largamente diffusa soprattutto sul nuovo, ma anche sul vecchio adesso che c'è l'adeguamento, perché è quella completamente abbattibile. Cioè, una volta che io ho, diciamo, la struttura a due montanti anteriore, la posso abbattere e praticamente questa scompare, e che quindi mi consente di avere in pratica la possibilità di lavorare sotto chioma senza alcun impedimento. 1991 stiamo parlando, quindi dal 74 primo intervento, 91 trattori a carreggiata stretta, non c'è nessuna direttiva europea, nessuna circolare che riguarda i trattori a cingoli. C'è stato un gentleman agreement, quello che si dice così, cioè un accordo fra gentiluomini, fra i costruttori dei trattori a cingoli, che hanno detto, vabbè, siccome ci piace, diciamo così, avere a cuore la sicurezza dei nostri operatori, dal 1994-95 incominciamo a installare le strutture di protezione anche sui trattori a cingoli. Quindi i trattori nuovi a cingoli avranno una struttura di protezione solo a partire da metà degli anni 90. Quindi questo significa in pratica che fino a 20 anni fa buona parte dei trattori anche nuovi non avevano una struttura di protezione. Ecco perché oggi siamo arrivati a questi numeri così importanti, perché il processo, diciamo così, di costruttivo anche delle strutture di protezione in realtà si è protratto nel tempo in modo molto lungo. Qua torniamo agli obblighi del datore di lavoro, era il tempo, diciamo, della 626. Il decreto legislativo 359 nella sostanza diceva quello che oggi dice il testo unico, perché i contenuti erano esattamente gli stessi.
Cioè, diceva in pratica il datore di lavoro, quello che ci veniva detto anche poco fa dall'ingegner Napoli, guarda che laddove tu hai un'attrezzatura di lavoro in cui è presente il rischio di capovolgimento, devi applicare una struttura di protezione, non ti diceva come, ma ti diceva che dovevi farlo, che andasse a limitare la rotazione di, nel caso di capovolgimento, entro i 90 gradi, cioè in pratica consentisse di adagiare la macchina, il trattore in questo caso, su un fianco, o in ogni caso proteggere, anche se questa rotazione fosse superiore ai 90 gradi, il volume di sicurezza dell'operatore, cioè in pratica la sagoma vitale all'interno del quale l'operatore deve essere vincolato. Ed ecco qua il punto fondamentale. Lo stesso decreto, l'ho riportato di qua, che nel 359 ci diceva in pratica deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore, è stato pari pari ripreso ovviamente anche dal testo unico, nell'allegato 5 al punto 2.4 abbiamo esattamente lo stesso riferimento, che è quindi l'obbligo oggi vigente per il datore di lavoro. Che cosa significa quell'ultima frase, sistema di ritenzione? Che laddove io ho la necessità di andare a proteggere un volume di sicurezza che ha senso solo se l'operatore rimane all'interno di quel volume, noi dobbiamo fare in modo che la cintura di sicurezza trattenga l'operatore in quel volume, altrimenti il telaio che ci abbiamo messo sopra, che protegge quel volume, l'operatore non lo protegge, perché sarà lui a uscire fuori dal volume e quindi poi a ovviamente andare incontro a probabilmente danni più gravi a causa della presenza del telaio, perché è un altro elemento che lo potrebbe schiacciare fra terreno e telaio stesso. È un po' come il principio dell'airbag nella macchina: c'è e va bene se io ho la cintura di sicurezza, potrebbe addirittura far peggio se io la cintura di sicurezza non ce l'ho. Il principio è esattamente lo stesso. Ecco perché il fatto che ci sia una cabina non significa che non sia necessaria una cintura di sicurezza. Arrivo alle circolari dei giorni nostri, perché questo è l'altro punto dolente. Anno 2005 esce finalmente una circolare del Ministero del Lavoro che ci dice in pratica, più che a noi, lo dice ai costruttori: guardate che l'obbligo di installare una cintura di sicurezza è anche per voi. Perché fino a quel momento, cioè fino al 2005, i costruttori dicevano: ma io non ho l'obbligo di installare la cintura di sicurezza, solo di fornire punti di ancoraggio. Sarà il datore di lavoro che dovrà poi, a suo carico e a sua scelta, installare una cintura di sicurezza. Quindi fino al 2005 che cosa succedeva? Che i trattori nuovi venivano venduti con il telaio di protezione, punti di ancoraggio per cinture, ma senza cinture. Quindi vuol dire che l'apprestamento, in pratica l'adeguamento con la cintura di sicurezza, è stato fatto in pratica fino a ieri, perché il 2005, siamo nel 2012, è poco tempo fa. Dal 2005 i trattori finalmente escono sul mercato con telaio di protezione e cinture di sicurezza, ma dobbiamo aspettare questa data qui. Nel frattempo, l'anno dopo, in realtà 2 anni dopo dal punto di vista ufficiale, con questa circolare, il Ministero del Lavoro dice: guardate, l'ISPESL all'epoca ha fatto una linea guida. In questa linea guida sono sostanzialmente racchiusi tutti i documenti tecnici necessari per effettuare l'adeguamento dei trattori vecchi con un telaio di protezione e una cintura di sicurezza. Questa linea guida va a sostituire la circolare 4981, cioè a partire dal febbraio del 2007 la circolare 4981 e quindi gli adeguamenti fatti con questa circolare non sono più fattibili, non possono essere più eseguiti. Vi risparmio la linea guida, però in pratica è articolata in una parte generale, in un allegato primo dove ci sono i telai, cioè la parte superiore, un allegato secondo dove ci sono i disegni e le informazioni tecniche dei dispositivi di attacco, un'appendice tecnica dove ci sono disegni specifici per i modelli di trattore specifici altrettanto, Fiat 605, Fiat 120, Same Minitauro, Same Delfino, eccetera eccetera. Quindi abbiamo fatto noi progetti che curano un po' tutto per facilitare l'adeguamento, e l'adeguamento sta avendo luogo, ha funzionato insomma questo lavoro che abbiamo fatto, e di questo siamo ovviamente contenti. Nel 2011 sancisce in pratica di nuovo la circolare del Ministero dei Trasporti un altro principio importante, e ci dice: guardate che gli adeguamenti fatti secondo la linea guida e secondo le procedure previste dalla linea guida, ormai diventata INAIL perché il passaggio c'era già stato, sono da me accettati, da me Ministero dei Trasporti accettati. Il che vuol dire che fare un adeguamento conforme alla linea guida non è necessario andare a aggiornare la carta di circolazione del trattore, e questo è un altro grande vantaggio, perché immaginate 1,5 milioni di trattori che deve andare alla motorizzazione perché ha fatto l'adeguamento con il telaio di protezione, e di conseguenza si ingolferebbe praticamente il sistema di adeguamento perché non ci sarebbe una capacità ricettiva così ampia. Quindi questo è il motivo per cui il Ministero dei Trasporti ha detto: benissimo, accetto la procedura prevista dalla linea guida. Queste erano le date, tanto per, diciamo così, fermare un po' le idee su quali erano stati gli obblighi sul nuovo, ma già ve li ho riaccontati.
e di conseguenza dal punto di vista degli strumenti anche attuali per poter effettuare l'adeguamento, questo è un po' stato tutto l'iter. Io vi rubo altri 5 minuti, che credo che siamo andati anche un pochino oltre, semplicemente per riagganciarmi a quello che veniva detto poco fa. Tutto questo serve fino a un certo punto se non c'è un'adeguata formazione, perché io posso avere il telaio, posso avere la cintura, ma se poi la cintura non la indosso non ho fatto praticamente niente. Forse un passo avanti in questa direzione avviene proprio grazie, me l'ho scordato di quest'ultimo passaggio, scusatemi, è nata adesso, in questi giorni, a agosto, una nuova linea guida per l'adeguamento delle moto agricole, che non sono nient'altro che dei trattori con piano di carico. La procedura è esattamente la stessa che diciamo, ha riguardato i trattori in senso stretto. Semplicemente quindi per dirvi che c'è questo strumento ulteriore di adeguamento laddove ci fosse la necessità di proteggere un trattore con un pianale di carico. Tornando invece al discorso della formazione, quello che vi volevo dire, che c'era già stato accennato poco fa, è il fatto che forse questa abilitazione, questo patentino per i trattori può sensibilizzare un pochino di più, soprattutto i nuovi addetti ai lavori, sulla necessità anche da questo punto di vista, cioè del fatto che per lavorare sicuri probabilmente devo avere una struttura di protezione e una cintura di sicurezza e indossare la cintura di sicurezza. Semplicemente per darvi qualche riferimento, non voglio diciamo deviarvi di più con queste informazioni legislative, il decreto in realtà ancora non è entrato in vigore, cioè è stato pubblicato a marzo del 2012, il 12 marzo del 2012, un accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome, in cui sostanzialmente prendeva forma anche nei contenuti quello che sarà il decreto che riguarderà le abilitazioni sulle attrezzature di lavoro richiamate dal testo unico all'articolo 73. Fra queste attrezzature di lavoro c'è per la prima volta anche il trattore agricolo forestale, e questa è stata un po' una battaglia, per chi lo conosce, di Laurelli Vincenzo, che nell'ambito del gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro in pratica ha spinto perché il trattore venisse inserito, perché inizialmente il trattore non era considerato un'attrezzatura di lavoro tale da necessitare di un'abilitazione. Quando poi abbiamo detto guardate, ma le altre macchine che rientrano nell'abilitazione, come carrelli elevatori, le gru e altre di questo tipo, quanti infortuni mortali provocano l'anno? Non è arrivato nessuno alle cifre che arrivava il trattore, i 100 e più del trattore. E quindi ovviamente a quel punto forse la necessità di avere un'abilitazione nell'uso del trattore era sicuramente diciamo necessaria al momento in cui si parlava di 100 infortuni mortali l'anno e più. Che cosa dice questo decreto? In pratica che a partire dalla sua entrata in vigore, che sarà a marzo prossimo, ci saranno 2 anni per gli addetti all'uso del trattore agricolo forestale per poter effettuare questa abilitazione. E solo per i lavoratori del settore agricolo in realtà verrà riconosciuta una diciamo così, capacità a livello abilitativo nel fatto che se queste persone avevano utilizzato prima dell'entrata in vigore del decreto il trattore per almeno 2 anni, e questo lo possono documentare, in realtà loro sono sostanzialmente già formati ai sensi di questo decreto. Quindi si riconosce un'esperienza pregressa e vale esclusivamente per il settore agricolo e forestale, quindi solo per l'abilitazione per il trattore. I contenuti per il trattore vanno dalle 8 alle 13 ore, in realtà secondo me sono sostanzialmente 13 ore perché ci sono dei moduli, quello giuridico e quello tecnico, che sono comuni a tutti i trattori, e poi in realtà le altre 5 ore si dividono in 5 ore per i trattori a ruote e in 5 ore per i trattori a cinguli, però diciamo che difficilmente i due elementi sono abbastanza separabili, quindi io credo che il pacchetto diciamo così formativo è quello delle 13 ore vere e proprie. Sono previste delle verifiche, una intermedia dopo il modulo tecnico e una finale. Il passare la verifica intermedia consente di accedere alla parte pratica. Non passare la verifica intermedia necessita la ripetizione di tutto il modulo giuridico e il modulo tecnico. La stessa cosa, la verifica finale, passare la verifica finale dall'abilitazione, non passare la verifica finale significa necessariamente dover ripetere la parte pratica. La parte pratica è quella, secondo me, in cui, questo è quello che vi ho già accennato, è quello in cui secondo me è l'aspetto diciamo più importante, perché nella parte pratica ci saranno le indicazioni relative in pratica e le esperienze, e quindi le prove ovviamente fatte in condizioni di sicurezza, relative alla guida sul terreno pianeggiante, alla guida su strada, alla guida in campo con attrezzature di lavoro, perché abbiamo sentito che uno dei vari elementi che concorrono a un rischio di capovolgimento concreto è aver associato un'attrezzatura di lavoro non adeguata al trattore, oppure averlo usato il trattore con quell'attrezzatura di lavoro in condizioni tali da determinare o incrementare il rischio di ribaltamento. Quindi secondo me questi aspetti, cioè connessi strettamente con la parte pratica, diventano l'elemento essenziale
se fatti veramente bene, del corso di abilitazione, perché possono fare la differenza rispetto a una formazione in realtà su carta e una formazione invece che ci può aiutare a ridurre l'incidenza di questi infortuni, che proprio grazie a questo osservatorio di cui si diceva prima riguardano soprattutto i non professionalmente addetti, e di conseguenza forse raggiungere anche queste persone consentirebbe sicuramente di avere un'incidenza più bassa. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, scusate insomma.